notizie qua per gli appassionati e per quelli più incalliti riguardo al gaming online. Asus ha messo a disposizione anche una piattaforma per testare il proprio schermo, il proprio computer, insomma potrete verificare con e toccare soprattutto con mano e verificare se ciò che è stato detto alla presentazione è veritiero. Mi sembra di vedere che tutto viene girato alla massima risoluzione e devo dire che sono anche contenti, quindi secondo me dovrebbe girare tutto alla perfezione. E guardate la risoluzione che il ragazzo ha fatto. Eccola qua la risoluzione che il ragazzo ha fatto. Why you have made it? Because the high resolution. It is so high. It surprises me even. Like, you're a gamer? I was. I still wanted to try to play as much as I can. Yes, but sure, but you are a gamer now? Do you like gaming? Yeah, of course. Oh. And what do you think about this PC? What do I think about this one? Yeah? It's fantastic. Yes, okay. Thank you so much. Yeah, no problem. Vedete quindi che tutto si conferma, guardate qua dietro che popò di processore che Asus ha montato, addirittura con il raffreddamento a liquido. Mamma ragazzi, qui da manicomio, per quelli più appassionati di gaming, qui veramente c'è da diventare scemi. Vi tiro un attimo indietro, vi faccio un po' di zoom, intanto uno zoom ottico, uno sgrana per farvi vedere cosa Asus ha messo. Questo sembra addirittura un robot, anzi un robot è stato messo lì per l'evidenza. Guardate il raffreddamento a liquido, davvero devastante. Guardate che scheda video che Asus ha inserito, una cosa fuori dal normale. Infatti ragazzo prima era davvero, anzi ancora, sentite come urla, perché la risoluzione è davvero altissima e le prestazioni sono efficientissime. Quelli incalliti riguardo al gaming, guardate un po' di schede che ci sono, facciamo un rapido video molto veloce, andiamo anche in quest'altra parte dove abbiamo anche dei monitor per quanto riguarda il gaming online. Andiamo a vedere anche qualche specifica magari per chi è un po' più appassionato. Abbiamo qua un ottimo PC per quanto riguarda sempre il gaming. Guardate che cuffie stratosferiche che Asus ha fatto, con padiglioni che si adattano tranquillamente alla forma dell'orecchio. Un cavo che dire che è di una sezione gigante o grosso e fare un disprezzo ad Asus. E questo, guardate che equalizzatore audio, insomma un Asus che come al solito stupisce. Guardate anche la tastiera alla cura del mouse, insomma per quanto riguarda il gaming. Questo è uno dei tanti padiglioni, dei tanti stand. Va bene, da Alessandro Teporre è tutto, ciao ciao!